Gentili spettatori, buongiorno. La povertà è una brutta bestia che difficilmente si può individuare, perché quasi sempre si nasconde dietro la dignità del rispettivo individuo che ne è vittima della povertà. Bene, noi oggi parliamo di una cosa che ha suscitato un certo bubbone in San Giovanni in Fiore, e cioè quella dei cosiddetti buoni spesa che il governo ha concesso e che il comune di San Giovanni in Fiore ha gestito per conto della presidenza del Consiglio dei Ministri. A chi sono andati questi buoni spesa? Perché adesso è circolata sui web una lunga graduatoria dove c'è di tutto, c'è di più e di più, diciamo, nel senso che c'è gente che forse non ne avrebbe, diciamo, uso il forse, perché intanto bisogna vedere un po' la delibera che ha pubblicato il comune, ha reso pubblico perché potessero i cittadini prendere parte a questo bando, perché poi in effetti si tratta di un bando. Ne parliamo con l'assessore alle politiche sociali, la signora Loria. È un bubbone molto complicato, c'è gente che lamenta che chissà che cosa avete fatto, chissà che cosa è successo, perché ci sarebbe gente che non avrebbe avuto il diritto di avere questo buono e che probabilmente solo perché magari ha avuto l'ardire di alzare la mano ha finito per pigliare pure questo buono che magari non gli era destinato. Allora vogliamo, che cosa è successo? Allora, innanzitutto io vi ringrazio per avermi dato di dare all'amministrazione comunale questa possibilità di chiarire questa situazione. Allora, dobbiamo partire dal punto fondamentale, e cioè il senso di questo decreto della Presidenza del Consiglio. La delibera della Protezione Civile, perché di questo si tratta, lasciava tutto sulle spalle dei comuni, cioè ha stabilito questa cifra e poi spettava ai comuni andare a individuare questa platea. La platea a cui erano indirizzati questi aiuti non è, contrariamente a quello che si pensa nella città, la solita platea, cioè la cosiddetta fascia debole, perché ad oggi, purtroppo mi duole dirlo, ad oggi la fascia debole non è più, dopo l'emergenza coronavirus, quella che tutti sappiamo e che i servizi sociali aiutano durante l'anno. Purtroppo la platea si è allargata in maniera spaventosa e soprattutto ha tirato dentro quella che ad oggi è la fascia che più va a subire le restrizioni dovute al Covid, cioè le attività commerciali. Quindi questi aiuti erano destinati a chi aveva bisogno, con priorità a chi avesse subito maggiori restrizioni dovute ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi il primo passo che dobbiamo fare, che mi preme ancora una volta far passare ai cittadini, è che questi aiuti non erano destinati solo alla platea riconosciuta dei servizi sociali, ma a una platea nuova che non ha mai avuto bisogno dei sostegni del comune, ma che purtroppo oggi, a fronte di una chiusura delle proprie attività commerciali, delle imprese edili, da ormai quasi due mesi si ritrova nella condizione di essere senza lavoro. Quindi erano questi i destinatari. E mi consenta una correzione: lei ha detto forse qualcuno non ne aveva bisogno. Io voglio ricordare che proprio per l'emergenza, l'eccezionalità di quello che stiamo del momento che stiamo vivendo, il Comune, contrariamente a tutti gli altri atti, a tutti gli altri bandi, agli avvisi a cui erano vincolati dei finanziamenti, non aveva una dichiarazione reddituale su cui basarsi, perché ovviamente la fotografia attuale di quella che è la situazione reddituale di chi non lavora non può essere fotografata da un ISEE che risaliva ad esempio al 2018, che mi riporta alla situazione dei redditi del 2018. Io dico che è veramente brutto, moralmente brutto ed istituzionalmente ancora
ancora peggio, pensare di poterci ergere a giudici del bisogno altrui. Questa è la cosa peggiore, che mi dispiace di più, di quello che sta succedendo oggi nel nostro Paese. Bene, ma diciamo, quello che ci preoccupa di più è questo, è invece quella fila, quella enormità di persone che magari non ha, che vive da solo, che non ha una pensione, che non ha uno stipendio, un'entrata. E allora a quelli li lasciamo abbandonati? No, allora. L'ordinanza era abbastanza chiara, per quanto fosse a maglie larghe, era abbastanza chiara. Bisognava aiutare tutti coloro che risultavano in bisogno e dando la priorità a chi non usufruiva di altri aiuti dallo Stato. Quindi la logica della ripartizione dei buoni e della valutazione, se vogliamo dire, forse è meglio, della valutazione delle domande è stata questa. Prima, e questo mi preme sottolinearlo, che siamo stati questo comune, quello che forse nella rabbia collettiva di dati sensibili pubblicati è stato, come dire, messo in secondo piano, è che questo comune è stato tra i primi comuni al di sopra dei 15.000 abitanti ad aver evaso tutte le domande di coloro che avevano dichiarato zero o delle partite IVE che avevano chiuso, quindi delle attività commerciali chiuse, prima di Pasqua. Prima di Pasqua l'abbiamo fatto. Quelle persone che sono a carico da sempre, diciamo, dei servizi sociali o che dichiaravano zero, hanno avuto l'aiuto attraverso i buoni spesa, così come l'ha avuta l'attività commerciale che ne ha fatto richiesta. Nessuno al di sopra di una certa soglia, che non può essere dichiarata al momento, differente da uno stipendio, ad esempio, del pubblico dipendente, nessuno è rimasto fuori dagli aiuti, nessuno, che fosse da solo o che fosse in nucleo familiare. Anzi, le dirò di più. I nuclei familiari, successivamente alle prime domande, che erano quelle valutate in base al reddito zero, a dichiarazione zero, successivamente i nuclei familiari, così come si evinceva dalla domanda che andava compilata e quindi andava dichiarato da quante persone era composto il nucleo, i nuclei familiari sono venuti prima di quelli che erano da soli, ma quello da solo non è stato scartato, è stato valutato dopo, perché si è valutata l'emergenza nella sua complessità, forse più incisiva laddove ci fossero bambini, che sappiamo tutti avere necessità diverse, rispetto al singolo. Ma il singolo, che non aveva una pensione, che non aveva un aiuto, è stato aiutato con i buoni spesa, così come ci permetteva l'ordinanza della Protezione Civile. Ora, un altro discorso. Pare che nella graduatoria ci siano anche dei doppioni. La graduatoria, intanto, è stato un atto che qualcuno ha messo in circolazione. La gente pensa che sia l'amministrazione comunale ad averlo fatto. Io non lo so, questo non lo posso dire, magari lei mi può rispondere. Perché intanto quella benedetta legge sulla privacy deve tutelare perlomeno quel piccolo gruppo di poveri autentici, che sono quelli che potrebbero, diciamo, vergognarsi di essere poveri, loro malgrado, perché non è che la povertà se la indica uno. La povertà è uno stato di cose che si viene a trovare nel corso della vita, uno sbaglia qualcosa e diventa povero, diciamo. Allora, la risposta che questo fatto di doppioni messi in graduatoria con lo stesso codice fiscale, solo perché uno cambia una lettera, una vocale, una consonante e diventa un doppione. Ecco, questa gente ha avuto due buoni allora? E poi il discorso riguarda questo fatto della diffusione di questa graduatoria che ha fatto il giro del mondo, perché adesso non si parla più del giro di San Giovanni in Fiore. Questa graduatoria si può trovare benissimamente negli Stati Uniti d'America, in Canada o in Australia. Allora, sì, innanzitutto non parlerei di graduatoria, perché quella che purtroppo
circolata tramite i telefonini, è una lista dei beneficiari, che non è, attenzione, non è né la lista completa né quella definitiva, ma quello che era stato fatto fino a quel momento e per la quale gli uffici ne avevano ricevuto richiesta. Allora, guardi, per quanto riguarda i doppioni, come lei ha detto, ci sono, sembrano doppioni, ma come ha bene detto lei, magari cambia una lettera, ed è proprio quella lettera dei codici fiscali che rende i due nomi differenti, perché abbiamo tante omonimie, tante, così come abbiamo tante persone che con lo stesso nome e cognome, magari l'unica variante che hanno, oltre al nucleo familiare ovviamente, è il mese di nascita, solo quello. Ma purtroppo il problema nasce nel momento in cui qualcuno, non spetta a me dirlo perché l'avvocato del comune, nonché responsabile del servizio che sta gestendo la distribuzione dei buoni, ha già subito effettuato una denuncia verso le autorità competenti proprio per diffusione, quindi violazione della privacy. Non sono, concedetemi, una difesa d'ufficio, se così si può dire. Né i dipendenti, né il responsabile degli uffici, nessun dipendente comunale ha messo in giro questa lista, perché il dipendente comunale che lavora da 40 anni in questo comune sa benissimo a cosa va incontro nel momento in cui fa circolare atti d'ufficio. Ora, io non voglio accusare nessuno, ma mi preme dire che chi ha involontariamente, volontariamente, non essendo a conoscenza di quelle che potevano essere le conseguenze, ha messo comunque in giro questa lista, forse non si è reso conto che oltre ad andare a fare un reato penale, ha creato una tensione sociale di cui le istituzioni, ma anche tutti coloro che anche tramite il web hanno un seguito, perché magari si ergono a difensori dei diritti dei cittadini, abbiamo per senso di responsabilità il dovere di mantenere anche l'equilibrio sociale. Equilibrio sociale che è messo a dura prova dopo la fuoriuscita di questi dati. Perché? Perché abbiamo messo il vicino contro il vicino. Questo adesso sta succedendo ed è quello che più dispiace a noi, perché guardate, noi sono 5 anni, io parlo almeno della mia di amministrazione, sono 5 anni che aiutiamo mensilmente con i buoni di Natale le fasce deboli. Mai, mai, neanche negli atti pubblici è stato reso noto più del nome e cognome puntato, proprio perché il bisogno delle persone non può essere utilizzato né dal vicino di casa, né dall'istituzione o dalla politica per qualsiasi motivo. E ad oggi, direttore, mi deve perdonare, ad oggi, ad avere bisogno e quindi a rientrare nella fascia, sembra brutto dire, ma di quelli che hanno bisogno, non è più, ripeto, la solita platea conosciuta che magari ha il reddito di cittadinanza, usufruisce degli altri aiuti, ma è una fascia come quella delle attività commerciali che questi strumenti non li aveva prima e non può averli ora. Un'attività commerciale che per secondo lo Stato, io non so a quante attività commerciali sia già arrivato il bonus delle 600 euro, ma un'attività commerciale che oltre ad avere le spese di una normale famiglia, che può essere la spesa, le bollette, l'affitto, che ha anche le spese, le utenze, di un'attività e l'affitto di un'attività commerciale, ma davvero pensiamo che con quelle 600 euro non gli spettasse anche un aiuto da parte del comune? Queste persone hanno tutte le spese di una normale famiglia raddoppiate, ed io non so ad oggi chi tra le attività commerciali ha subito
maggiori perdite rispetto all'altra. Per me comune, oggi sono tutte in stato di bisogno perché hanno perso la loro fonte di reddito. Assessore, la domanda che adesso le faccio, quanta percentuale è stata elargita di questo fondo governativo e quanto rimane? Ma non voglio sapere gli spiccioli, diciamo in percentuale, no? E che cosa intendete fare per quello che è rimasto? Cioè, intendete essere più severi, più larghi, più di manica larga? Che cosa volete fare con la cifra rimasta? Bene, noi nella giornata di ieri abbiamo avvisato i cittadini che si procederà ad accettare ulteriori domande fino alla data di scadenza che è fissata per venerdì alle 2. Questo perché ci siamo resi conto che rimane un gruzzoletto e vogliamo cercare di dare la possibilità a chi non si era accorto o per vergogna, per timore, per qualsiasi motivo non ha presentato domanda. Noi crediamo che con la valutazione di queste ulteriori domande rimarrà quasi niente o poco. Nel caso in cui dovesse rimanere qualcosa, così come predispone l'ordinanza della Protezione Civile, andremo poi, provvederemo a fare la spesa noi e poi far gestire la distribuzione della spesa a chi ne ha bisogno, magari dalle associazioni di volontariato, così come è previsto dal decreto. Un'altra domanda e poi concludiamo questo nostro incontro di stamattina. Il sindaco giorni fa, in un'intervista concessa a Sila TV sull'andamento un po' in generale, aveva detto, abbiamo anche toccato questo tasto col sindaco, e lui ha detto, dice, io quando sarà pronta la graduatoria definitiva la passerò alla Guardia di Finanza per vedere se le dichiarazioni sono veritiere oppure sono mendaci, nel senso che ognuno l'ha alterata a suo piacimento. Ecco, l'intenzione rimane sempre questa? Certo, la sua domanda arriva proprio il giorno dopo la consegna di quelle che sono state tutte le domande valutate dagli uffici dei servizi sociali presso la Guardia di Finanza. Questo è stato un atto doveroso, ancor di più dopo l'uscita di quella benedetta lista, proprio per evitare, per calmare gli animi, chi di competenza, cioè in questo caso la Guardia di Finanza, andrà ad accertare se quanto dichiarato dal cittadino richiedente risponde al vero oppure no. Ribadisco però che le autocertificazioni si basavano soprattutto sulla perdita del lavoro. Ora, quello che saranno i criteri di valutazione della Guardia di Finanza non sta a me dirlo, però crediamo di aver fatto cosa giusta in quanto a trasparenza ad affidare tutto quello che abbiamo fatto a chi di competenza può controllare la veridicità di quanto dichiarato. Ecco, io concluderei dicendo un po' ai cittadini, voi vi dovete un po' aggiornare, nel senso che dovete prendere atto di quelli che sono i bandi, che sono le disposizioni, che sono le delibere, che è un po' leggerle e vedere un po' chi effettivamente ne ha diritto, perché in questi giorni si fanno i nomi di tante di quelle persone che probabilmente alla fine, per come ha detto l'assessore Loria, entrano anche loro in questo filone perché hanno subito in questo periodo del coronavirus dei danni diciamo economici per i quali il governo intende venire loro incontro. Quindi l'informazione è molto importante, cioè più che parlare a vanvera, diciamo. Allora io ho preso la delibera, mi sono fatto dare la delibera, l'ho letta ed ho capito che effettivamente il parlare è un'arte molto facile, dice qualcuno, e che praticamente se forse l'avessero approfondita tanta gente non avrebbe detto cose che in questi giorni sono purtroppo circolate in senso molto negativo, indipendentemente da quello che è l'aspetto della privacy, perché io
io sono d'accordo nel dire che questo soprattutto è un aspetto molto delicato della vita sociale del Paese. È il vero povero, quello che veramente ha bisogno, non può essere sbandierato ai quattro venti come il povero del Paese. Questa è la cosa che, diciamo, di più ha dispiaciuto di questa vicenda.